È ripartita la scuola di pastorizia promossa da Coldiretti con il nuovo modulo di formazione aperto non solo a chi ha già frequentato il primo, ma a chiunque sia interessato a sviluppare un progetto di impresa vincente nel settore ovicaprino. Per questo secondo modulo sono previste lezioni teoriche svolte nel rispetto delle regole anti-Covid in formazione a distanza, FAD, e attività di laboratorio dedicate alle tecniche di valorizzazione della carne e dei suoi derivati. Siamo stati a Moretta, nella sede di Agenform, vicino all'imponente e suggestivo santuario della Beata Vergine del Pilone, per verificare da vicino lo svolgimento delle lezioni e sentire il parere di alcuni studenti. Io sono referente del settore carni per Agenform, sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda il laboratorio trasformazione carni. Il laboratorio è sia un centro di formazione, dove facciamo appunto lezioni e didattica con i nostri ragazzi, ma è anche un centro di lavorazione conto terzi. Vuol dire che Agenform, per conto di aziende agricole, può trasformare la carne. Trasformare per noi vuol dire valorizzare e in particolare ci occupiamo proprio di carni minori, tra cui proprio la carne ovicaprina che è oggetto di questo corso. Attraverso la trasformazione riusciamo a valorizzarla e a trasformarla in prodotti che possono essere apprezzati sul mercato e anche aumentare le referenze del banco vendita magari di produttori di latte che quindi allevano gli animali per la produzione di latte in un primo momento, ma che poi possono essere utilizzati e trasformati e diciamo così le proteine nobili di questi animali ancora valorizzate nel corso della trasformazione. Agenform da anni lavora nel campo della formazione nel settore latte e carne e proprio in questo contesto si inserisce nella collaborazione con Coldiretti e ha approfondito il modulo sulla valorizzazione del latte attraverso la trasformazione nei prodotti lattiero-caseari e la valorizzazione carne attraverso la trasformazione dei prodotti base carne. Il gruppo dei partecipanti è molto eterogeneo, però vedo che partecipa con piacere alle attività e vedo che apprezza comunque i collegamenti che la materia un pochettino più ostica della chimica e della microbiologia ci permettono di fare con l'applicazione nella fase di trasformazione. È interessante vedere come queste materie, che sembrano di per sé lontane e distaccate, poi trovano una diretta applicazione e spiegano tanti processi che siamo abituati a fare magari per tradizione e che invece con una spiegazione tecnica e scientifica è più possibile comprenderne a fondo il significato. E questo è un pochettino lo scopo della didattica che facciamo qua, quella cioè di mettere in correlazione quella che è la scienza con la tradizione, cercando di fare dei prodotti che riprendono quelle che sono le nostre tradizioni, ma che vengono fatte con un occhio attento alla tecnologia e ai processi. Che cosa ti ha portato alla scuola di pastorizia? Io sono un cuoco, ho fatto sempre il cuoco nella vita e da 6 mesi adesso faccio il macellaio nell'azienda di famiglia e mi sono iscritto a questo corso perché comunque sono un amante di animali, io e mia moglie, e vorremmo comunque avere una nostra cascina con degli animali per poterli sfruttare sia per il fatto della carne e del fatto del latte e cercare di fare comunque un tutt'uno con la natura e prendere tutto quello che si può da quello che ci dà sia la terra che gli animali. Questo è il secondo modulo, però sono anche molto interessato al terzo che dovrebbe iniziare a settembre. Mi trovo bene perché facendo ora il macellaio mi rivedo un po' in quello che faccio un po' giornalmente, per quanto riguarda invece la lavorazione dei formaggi ancora devo imparare. Faccio tutt'altro lavoro riguardo a questo e mi ha portato a fare questo corso la curiosità di come arrivano i prodotti sulla nostra tavola e soprattutto come vengono prodotti. E quindi ho pensato di fare questo corso anche per una prospettiva non un alto futuro, ma vorrei farlo a breve questa cosa, con l'aiuto della famiglia, dei figli che sono giustamente più giovani di me, per aiutarli magari in qualche attività inerente alla campagna, alla natura, agli animali. Gabriele, tu sei uno dei docenti qui della scuola di pastorizia, e di cosa ti occupi? Qual è la tua materia? Io mi occupo della trasformazione delle carni, quindi della trasformazione in qualsiasi prodotto finito, che può essere salame crudo, oppure pezzi anatomici interi, oppure cotture, eccetera. Quindi tutta la parte di lavorazione con le tecnologie applicate, sia sulle salature, sulle stagionature, ma anche sui prodotti cotti, quindi il buon utilizzo per esempio di un forno con le diverse caratteristiche che ha. Ecco.
Come sono i tuoi allievi? Sono molto interessati, questo mi fa molto piacere. Il nostro lavoro, il mio lavoro è abbastanza complesso, a differenza di quello che si può pensare, perché appunto bisogna imparare ad applicare bene le tecniche di cottura o applicare bene delle tecniche di lavorazione per raggiungere un buon prodotto finito, ecco. Enrico, tu invece una passione è quella che ti ha portato qui alla scuola di pastorizia. Sì, le pecore le ho sempre avute da piccolo, ultimamente poi mi sono appassionato con le sambucane, ho sempre avuto un po' di terra di famiglia, una piccola azienda a livello hobbistico può essere un'alternativa per mio figlio. Sto apprezzando comunque i docenti, sono docenti che a un certo livello. Io mi occupo di tutt'altro, sono nel settore sanitario, però di base mi ritengo un imprenditore e nell'ottica della diversificazione, anche per passione, mi sto dedicando all'apertura di un'azienda agricola ecosostenibile e quindi sono venuto a imparare, a informarmi sia sui tipi di prodotti, sia su come proprio strutturare una eventuale parte di trasformazione per diciamo valorizzare quella che è la produzione italiana del prodotto di nicchia, molto diverso dal prodotto industriale che rappresenta comunque la nostra eccellenza. Siamo alla fine della prima settimana, la nostra produzione con l'agnellone che avevamo ha dato come frutti la produzione di questi piccoli cacciatori, abbiamo quindi la possibilità di assaggiarli con i ragazzi che hanno frequentato il corso e poi abbiamo anche insaccato in un budello un pochettino più importante che sono le code di rosa che ci permetteranno un'asciugatura un pochettino più lunga. Vediamo che l'asciugatura è avvenuta bene, la prima fioritura di penicillium ci dice già che abbiamo già la produzione di muffa, quindi possiamo già andare verso la fase di stagionatura e quindi diciamo la nostra produzione ha dato dei frutti buoni.